Buongiorno, oggi vi presento la seconda occasione di Edith Wharton, una raccolta di racconti di questa importante scrittrice americana vissuta a cavallo tra l'Otto e il Novecento, la prima donna a vincere il premio Pulitzer, da noi conosciuta anche per il suo romanzo L'età dell'innocenza, da cui trasse un film di successo, Martin Scorsese, qualche decennio fa. Si tratta di tre racconti in cui troviamo ancora, come nel film e nel romanzo L'età dell'innocenza, tre donne in conflitto con la società altoborghese, newyorkese del tempo, società molto retriva, molto moralista, da cui queste donne vengono ostracizzate per aver fatto delle scelte al tempo dirompenti. In altre parole, per avere deciso di rompere i loro matrimoni e di divorziare. A queste donne, soprattutto le protagoniste dei primi due racconti, viene fornita una seconda occasione, come recita il titolo della raccolta. Però la seconda occasione si rivelerà sempre in disaccordo con quella che sono le regole di questa società. Così vuota, tutto sommato, così moralista, così perbenista, da cui sono state estromesse ed esiliate, in un'Europa un pochino più permissiva, un'Europa dove non sono conosciute e quindi, possono vivere nascoste. L'ultimo racconto si svolge in un al di là molto particolare, dove ancora una volta, a una donna che reduce da un matrimonio insignificante, da un matrimonio insoddisfacente, viene offerta una seconda possibilità. Ma anche in questo caso l'educazione ricevuta, i sensi di colpa, tutto quello che è la formazione di una donna in una società di quel genere, la porterà ancora una volta a dubitare della validità e della possibilità, persino in un soprammondo, persino in un al di là, di avere finalmente la felicità che si meriterebbe. Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati con il libro della settimana del Voltiamo Pagina. Il libro che ho portato per questa settimana è la seconda parte di una trilogia. L'autore Jacob Wasserman, tedesco di origine ebraica, il titolo del libro è Etzel Andergast. Vi ho detto una trilogia. Il primo è il caso Mauritius, errore giudiziario che porta l'attenzione a un giovane ragazzo a trovare questo ergastolano condannato per uxoricidio. Chi l'ha condannato è il padre di questo stesso ragazzo. Quindi si trova in un errore giudiziario che lo porta in contrasto generazionale con il padre conservatore che non ammette il proprio errore, anzi che lo giustifica. Detto questo ragazzo lo porta appunto a proseguire in una sorta di indagine introspettiva sulla vita, nonostante la giovane età, ha solo 16 anni. Nella seconda parte della trilogia, questo ragazzo cresce. Etzel Andergast è il nome di questo giovane che diventa appunto un uomo e si ritrova nella Germania della Repubblica di Weimar, l'avvento del nazismo, i contrasti sociali, una storia d'amore, l'abbandono della casa paterna e l'arrivo a una nuova figura che andrà a sostituire il padre. È un medico che subito lo accoglie, gli risolve alcune difficoltà, inizieranno dei percorsi assieme in una realtà di contrasto storico di cui già vi ho dato notizia, e beh, il resto poi prosegue in un terzo e conclusivo episodio di questa trilogia di Jacob Wasserman, già pubblicato dalla casa editrice La Tartaruga, non ancora da Fazzi, che mi auguro lo faccia al più presto. Questo è il libro della settimana, per me ha un'importanza anche personale molto particolare, ve lo consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana, anche in frequenza sui 103.1. Buona giornata.